Benvenuti nel mio tutorial di agosto. Sono Marcella e il mio brand è Makilu. In questo tutorial riuscirete a ricreare queste mattonelle granny e potete realizzare una tracolla per adattarle al portacellulare e alle borse. Questa tracolla sarà perfetta quando andrete in bicicletta oppure quando andrete a fare una passeggiata. E allora siete pronte per andare a vedere quali sono i materiali? Avrete bisogno di un tessuto in ecopelle, dello stabilizzatore Avalon Plus della Madeira, un tessuto di tul bianco, filati Aurefil di vari colori della Madeira, un filato in nylon chiamato Monofil della Madeira, il bobbin fil, il tessuto Decoville Light, due moschettoni e due mezze lune in metallo, filati in cotone della DMC Ecovita e la mia fantastica bernina 735. Intelaiare l'Avalon Plus. Fate attenzione a stenderlo bene. Ritagliare un rettangolo di tul bianco. Posizionarlo sopra l'Avalon Plus in modo tale da poterci ricamare le mattonelle. Usare il bobbin fill nella spola, montare il piedino numero 72 e scegliere l'applicazione per cordoncini con il foro più piccolo. Infilare la macchina con il filato dello stesso colore del primo giro della mattonella. Attivare l'imbastitura del ricamo. Infilare attraverso il foro del piedino il cordoncino della DMC Ecovita. Far realizzare il primo giro. Infilare con il filato dello stesso colore del secondo giro. Inserire il cordoncino della DMC e far realizzare il secondo giro. Ed ora infilare con il filato il cordoncino dello stesso colore del terzo giro della mattonella. Far eseguire così il terzo giro. Realizzata la prima mattonella, eseguire tutte le altre mattonelle del file da ricamo. Vi ricordo che potete scaricare gratuitamente il file da ricamo. Terminato il ricamo, immergete le mattonelle nell'acqua in modo che l'Avalon Plus si sciolga. Ora è il momento di ritagliare due rettangoli di ecopelle che misurano 6 cm x 63 cm e mezzo. Realizzare 18 mattonelle. Ritagliare con il Decoville Light le due parti finali della tracolla. Ritagliare con le forbici la parte eccedente di tul. Con il piedino numero 1 cucire una mattonella con l'altra in modo da formare una striscia di 18 mattonelle.
prendere due strisce di ecopelle e cucire le due estremità con una cucitura dritta. Prendere i finali in decoville e applicare la parte adesiva verso il rovescio delle copelle. Per attaccare bene il decoville utilizzare un ferro da stiro caldo con l'aiuto di un tessuto in cotone umido. Attaccare alla stessa maniera l'altro decoville. Ritagliare le copelle come nel video. Fare la stessa cosa per l'altra estremità. Ora posizionare le mattonelle sul rovescio delle copelle e fermarle con delle clips. Ed ora è il momento di andare a cucire. Nella spola mettere l'aurefill grigio, mentre infilare l'ago con il monofill, un filato trasparente. Cucire a 2 mm dal bordo. Nella parte in cui andremo a infilare la mezzaluna, lasciare uno spazio di 2 mm. Ho scelto il filato inferiore grigio perché cucirà sulle copelle grigia. Ho scelto invece il filato trasparente sopra per evitare che si veda la cucitura. Terminata la cucitura, andiamo ad inserire la mezzaluna nella fessura, aiutandosi con due pinze. Bene, ora la tracolla è pronta per essere indossata. Sarà perfetta per indossare con il cellulare, ma allo stesso tempo anche per una borsa. Grazie per l'attenzione, ci vediamo nel tutorial di settembre.